Dedichiamoci un attimo a voi uomini, perché un bel check-up senza allarmarvi fa bene. Prevenzione, vediamo. Siamo tornati all'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma per parlare di quelli che sono gli appuntamenti fondamentali di un uomo nella sua vita andrologica. Lo faremo con il primario di urologia, il professor Gallucci. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, comincio subito con la prima domanda. Sì. Quando è che un ragazzo, un uomo, dovrebbe incontrare per la prima volta il suo andrologo? L'età è 14-15 anni, dove il primo approccio è quello di vedere lo sviluppo dei testicoli e l'eventuale presenza di varicocele, per prevenire l'eventuale sterilità del futuro. Queste patologie si curano meglio quanto più precoce la diagnosi. Mi porta in ambulatorio così vediamo quali sono queste analisi? Assolutamente, la seguo. Assolutamente. Viene la prima visita, in cosa consiste? Consiste nella palpazione dei testicoli per vedere se sono discesi, se sono ben conformati. Questo esame, la palpazione, poi va seguita da un'ecografia ed eventualmente da un esame dello sperma. Ma ci sono anche dei vaccini importanti da fare per le malattie? Spesso l'HPV è molto noto presso la popolazione femminile, perché vanno dal ginecologo, fanno il tampone. Mentre l'HPV può colpire anche gli uomini. Ed è asintomatico. Assolutamente, asintomatico. I giovani, non dico in maniera sistematica, ma anche loro poi nel tempo, secondo me, dovranno essere sottoposti al vaccino, così come è proposto per le ragazze, per le giovani donne, per prevenire appunto il condiloma combinato, per prevenire le malattie sessualmente trasmesse. Professore, quanto sono frequenti gli appuntamenti di un uomo con il suo andrologo? Almeno ogni 2-3 anni per controllare la propria situazione. Oltre i 50 anni questo controllo diventa sistematico, perché si entra nel campo della prevenzione o della diagnosi precoce del tumore della prostata. In questa fase della vita quali sono gli esami fondamentali? Questo esame del sangue, che si chiama PSA, che è una proteina che è prodotta solo dalla prostata, che non fa diagnosi di tumore della prostata, ma ci mette in allarme. L'esame base rimane l'ecografia sovrapubica per vedere lo stato della vescica, della prostata e dei reni. Con questi esami si ha un quadro completo di una situazione di normalità. Se c'è un'anomalia si procede ulteriormente. E possiamo avere altri campanelli d'allarme che non siano i sintomi? Per esempio, se uno ha una colica renale a 30 anni, 40, corre dal medico, però ci sono l'ipertrofia prostatica benigna iniziale, il varicocele, il tumore della prostata, sono assolutamente asintomatici, ovvero diventano sintomatici quando è troppo tardi. Qual è il nostro obiettivo? Cercare di fare una diagnosi precoce, e a quel punto anche le malattie importanti come i tumori si può guarire.